In questa lezione inauguriamo il progetto Un secolo di migrazione in Italia 1920-2020, dedicato alla ricostruzione delle migrazioni nella storia italiana nell'ultimo secolo, un progetto voluto dal CNR ISMED e da Biblioteca di Roma, finalizzato a far conoscere anche in questa forma digitale la storia delle migrazioni italiane passate e in parte anche presenti. L'incontro di oggi è il primo di una serie che cercheranno di isolare le tappe principali dei movimenti di popolazione del nostro paese dagli anni successivi alla prima guerra mondiale fino ai giorni nostri. L'obiettivo quindi è quello di accrescere le conoscenze rispetto a un fenomeno che oggi ha acquisito grande visibilità, ma che a ben vedere, come mostreremo in questo ciclo, in realtà rappresenta una presenza strutturale nella storia italiana. L'incontro di oggi è dedicato alle conseguenze della prima guerra mondiale sui flussi migratori italiani e su tutta la realtà sociale e politica legata naturalmente a strettissimo filo al mondo dell'emigrazione italiana. Questa prima slide vi presenta i dati sull'emigrazione italiana dal 1869 al 1929 e la condivido con voi perché naturalmente ci fa capire immediatamente di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un flusso enorme di persone che fin dai primi anni successivi all'unificazione italiana, dal nord, dal centro e dal sud, da tutta Italia, aveva attraversato i confini nazionali per trovare una migliore occasione di lavoro e di speranza all'estero. Una scelta dura, naturalmente, difficile, ma una scelta che ha permesso il riscatto di molte generazioni e ha permesso anche alle persone rimaste in Italia di avvantaggiarsi in termini di risparmio, di rimesse e di reddito e di consumi attraverso proprio lo strumento dell'immigrazione. Durante la Prima Guerra Mondiale, come vedete, i picchi sono molto alti rispetto ai primi 10 anni del Novecento, ancora molto alti, vedete, nel 1913 e poi crollano negli anni del 1915, 16, 17 e 18. Crollano in modo improvviso perché naturalmente la guerra che stravolge tutti gli equilibri globali e stravolge anche la vita politica, economica, sociale all'interno dell'Italia ha un effetto immediato sui flussi che si interrompono. E all'indomani, alla fine della Prima Guerra Mondiale, in un paese dilaniato dalle conseguenze del conflitto, dalle fortissime tensioni sociali, il tema della ripresa dell'emigrazione si pone immediatamente. Si pone perché la spinta per cercare lavoro, la spinta per trovare un'occupazione e la spinta anche a uscire da un contesto come quello del primo dopoguerra, che era un contesto innervato di conflitti fortissimi che poi, come sappiamo, porteranno all'avvento a partire dal 1922 del regime fascista, questa spinta produce, fin quando è possibile, una nuova ondata migratoria. Nel 1920, come vedete, ci sono più di 600.000 persone che lasciano l'Italia e la metà, più della metà di queste persone è diretta negli Stati Uniti d'America. La maggior parte di loro arriva in questo periodo alle regioni dell'Italia meridionale, come vedete, una cifra molto importante è rappresentata dalla Sicilia e dalla Campania. Questi anni, gli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, però, oltre naturalmente all'impatto devastante del conflitto anche sui movimenti di popolazione, ci introducono a un tema che nel corso degli anni successivi, alla fine della guerra, diventa ogni giorno sempre più di attualità e sempre più pressante, cioè il tema della restrizione delle frontiere di quei paesi che per moltissimo tempo, dalla fine dell'Ottocento, avevano accolto l'immigrazione italiana. Queste restrizioni producono un effetto veramente improvviso e molto molto pesante su tutto il paese. Queste restrizioni sono sostanzialmente, come vedete da questa slide, importanti rispetto al caso degli Stati Uniti d'America, che non sono l'unico paese di immigrazione che chiude le porte agli immigrati, ma sono sicuramente il caso politico più importante. Le tre leggi che sono citate in questa slide, 1917, quindi nel pieno della Prima Guerra Mondiale, 1921 e 1924, indicano un tessuto progressivo di chiusura delle frontiere.
sono in realtà tanti i paesi che chiudono le frontiere in tutto il mondo e la chiusura delle frontiere naturalmente è strettamente legata all'irrigidimento dei conflitti globali e al clima naturalmente di conflitto, di concorrenza, di competizione tra i mercati nazionali e gli stati nazionali. Potete immaginarvi che la chiusura delle frontiere non è un meccanismo che si può adottare da un giorno all'altro e quindi abbiamo una serie di provvedimenti che inizialmente nel 17 chiudono a coloro, come vedete, che non riescono a leggere e scrivere correttamente in inglese, chiudono con delle quote nel 1921 e poi chiudono le porte in maniera quasi definitiva nel 1924 con il cosiddetto Quota Act, voluto dall'amministrazione americana con lo scopo di contingentare le quote nazionali. Pensate che questo Quota Act poneva più o meno attorno alle 4.000 unità di persone in arrivo la cifra di italiani che potevano arrivare negli Stati Uniti d'America. Se pensiamo alla slide precedente che abbiamo visto, che erano stati soltanto in un anno, il 1920, 349.000, naturalmente ci rendiamo conto di che impatto ebbe questo provvedimento. Tutto il mondo, tutta la storia dell'emigrazione italiana, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, viene notevolmente ridimensionata e questo avrà degli effetti a catena, degli effetti a cascata su tutta l'Italia. In questa slide possiamo leggere un po' le trasformazioni dell'emigrazione prendendo in considerazione le partenze dalle singole regioni italiane, dalle sei regioni che tra il 1920 e il 1929 hanno gli indici maggiori di emigrazione. Come vedete, prendendo questi 2 anni, il calo è in realtà un crollo in alcune regioni, soprattutto in Sicilia, soprattutto in Campania, in Calabria e in Piemonte e Val d'Aosta, ma anche in Lombardia e Veneto il crollo è significativo, è meno traumatico, ma è sicuramente molto significativo. Cosa significa la fine dell'emigrazione? Significa naturalmente per questi territori un ulteriore elemento di sofferenza e di affanno in una fase storica caratterizzata da una grande difficoltà dal punto di vista politico e sociale. Tutto il problema dei reduci dalla Prima Guerra Mondiale che si dovevano reinserire nella società, tutto il tema delle grandi rivendicazioni portate avanti dal mondo operaio e dal mondo contadino, tutta la questione della richiesta naturalmente di lavoro, di terra, di diritti in una naturalmente fase che è ascendente anche della storia delle organizzazioni sociali del nostro paese, che si scontra con un blocco di rigidità e poi con l'ostilità vera e propria del regime fascista che prende il potere nel 1922. Per farvi capire quanto il tema dell'immigrazione fosse sentito anche a livello di immaginario e quanto queste restrizioni avessero poi una rispondenza diretta, insomma, in tutte le famiglie e anche nel dibattito sui giornali e nell'opinione pubblica mondiale, possiamo vedere queste due illustrazioni molto, molto evocative. La prima si riferisce alla legge del 1917. E in maniera molto chiara indica una muraglia addirittura in cui diciamo, le penne stilografiche hanno lo stesso ruolo che hanno le armi, di fronte alla quale si infrange il sogno migratorio di una famiglia, che può essere presa ad esempio dalla classica famiglia di emigranti italiani che appunto copiosamente per moltissimo tempo avevano utilizzato la risorsa dell'emigrazione e avevano trovato naturalmente anche un contesto in cui inserirsi fino appunto proprio agli anni della prima guerra mondiale e del primo dopoguerra. La seconda invece slide sulla destra ci illustra l'idea del sistema delle quote, l'idea di un'Europa, come vedete, affollatissima, estremamente in difficoltà, che anela a partire, a superare il tratto di mare, che in quel caso è l'oceano, e arrivare agli Stati Uniti d'America, ma questo simboletto del 3% che impedisce l'arrivo alla stragrande maggioranza delle persone. Quindi il tema dell'immigrazione a seguito della Prima Guerra Mondiale e a seguito
di queste nuove politiche portate avanti da molti stati, la più famosa di queste appunto è il Quota Act degli Stati Uniti d'America e le altre restrizioni americane nei primi anni 20 del Novecento, farà diventare l'emigrazione una specie di terno all'lotto e una sorta di miraggio per la maggior parte delle persone che desideravano svolgere questo percorso. In questi anni, però, e in tutta la storia italiana, dobbiamo sempre pensare che l'emigrazione verso l'estero non è l'unica strada percorsa dalle persone che per motivi lavorativi avevano esigenza di spostarsi. Esistevano anche le emigrazioni interne. Questa è una mappa molto interessante che ci racconta come ci fossero quattro zone, vedete tre nell'Italia centro-meridionale e una nell'Italia settentrionale, che tendevano a drenare molte migrazioni stagionali, soprattutto rispetto ai lavori agricoli, rispetto alla raccolta stagionale e rispetto anche a tutto quel sistema di lavori che ruotavano attorno al mondo delle campagne. L'Italia era ancora un paese prevalentemente agricolo negli anni 20 del Novecento e queste migrazioni avevano ancora un ruolo molto molto importante, ma si scontravano naturalmente in questo periodo anche con tutto il portato drammatico delle lotte legate all'agricoltura, al collocamento in agricoltura e all'emergere di una conflittualità legata anche al fascismo proprio in questo momento, che naturalmente desiderava rompere anche quei vincoli di solidarietà che per molto tempo avevano funzionato nelle campagne italiane e avevano anche in qualche modo incoraggiato questi movimenti migratori verso una loro prospettiva di sindacalizzazione e verso una prospettiva anche di stabilizzazione. Con gli anni 20 del Novecento e con l'avvento del regime fascista, anche questi flussi, come i flussi internazionali, conoscono una, diciamo, loro riorganizzazione, che poi diventerà ancora più compiuta nel corso degli anni 30 del Novecento, ma questo sarà oggetto dell'incontro, prossimo, successivo, quando il fascismo costruirà proprio una legislazione volta a limitare, impedire le migrazioni dei singoli e a promuovere migrazioni pianificate all'interno dell'Italia. Il tema della mobilità internazionale e delle restrizioni alla mobilità, quindi della guerra alle migrazioni fatta da alcuni stati, diventa un tema di grande attenzione anche a livello internazionale. E in una stagione, quale quella dopo la Prima Guerra Mondiale, di grandi progetti e tentativi di costruire un governo internazionale legato proprio al tentativo di scongiurare ciò che aveva provocato la Prima Guerra Mondiale, cioè il conflitto insanabile tra gli stati nazionali, si susseguono alcuni incontri pensati per risolvere le problematiche relative al lavoro e all'emigrazione su scala globale. La conferenza di Washington dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1919, quella del 1921 di Ginevra e due appuntamenti importanti a Roma nel 1921 e nel 1924. Perché? Proprio a Roma, perché l'Italia era il principale stato di emigrazione nel mondo che in quegli anni cercò con molta fatica di ricostruire una finestra e una prospettiva ai flussi che partivano dal nostro paese. E con questo obiettivo l'Italia cercò di accordarsi con gli altri paesi. I risultati di queste conferenze furono diciamo importanti a livello del riconoscimento di alcuni principi, quali quello, per esempio, di avviare una parità di trattamento tra lavoratori migranti nel mondo i lavoratori che non erano migranti, ma dal punto di vista della gestione dei flussi e dal punto di vista, diciamo, del vincolo degli stati nazionali sulla gestione dei flussi, poco si riuscì a ottenere. E dopo il 1924 conosciamo una stagione, diciamo, di progressiva restrizione a livello internazionale, che poi alla fine degli anni 20 va a incidere anche naturalmente sull'impatto della crisi del 1929. Quindi non è soltanto lo shock della prima guerra mondiale, le restrizioni del dopoguerra degli anni 20, ma sarà poi anche la crisi del 29 a chiudere definitivamente quella grande stagione di mobilità che era andata avanti con alcune contraddizioni, ma che comunque era andata avanti in maniera molto articolata fino alla prima guerra mondiale. Diciamo che il mondo
che si era conosciuto fino alla prima guerra mondiale, definitivamente dopo la crisi del 29 diventa sostanzialmente impensabile, impraticabile. Negli anni 20, abbiamo parlato del regime fascista, dell'avvento del fascismo, fa capolino in Italia e diventa sempre più importante, però anche un altro ciclo migratorio che dobbiamo ricordare, che è il ciclo migratorio legato proprio direttamente all'avvento del fascismo. Nonostante le restrizioni internazionali, nonostante la difficoltà a emigrare, c'è una spinta fortissima a partire da parte di settori sempre più cospicui della popolazione. Che però non è soltanto una spinta di carattere economico, ma è anche una spinta di carattere politico. E in questa slide possiamo sinteticamente ricostruire tre stagioni legate a questa prima fase dell'emigrazione provocata dall'avvento del fascismo. La prima è quella del 1921-22, quando a muoversi dall'Italia sono prevalentemente lavoratori e lavoratrici che hanno partecipato ai conflitti del dopoguerra, hanno partecipato anche alle mobilitazioni contro l'avvento del regime fascista e che però spesso, proprio per l'esito diciamo contraddittorio di queste mobilitazioni e per la sconfitta, si trovano innanzitutto in difficoltà proprio per lavorare, perché non riescono più ad avere un lavoro perché sono stati licenziati, perché non riescono più ad accedere a quei circuiti che gli avevano garantito un reddito e un salario e quindi sono costretti a partire. In genere questa emigrazione non è considerata propriamente un'emigrazione politica, ma in realtà ha molti rapporti con l'emigrazione politica, perché la sua causa scatenante è una situazione politica e questo, diciamo, livello misto di motivazioni politiche e motivazioni economiche molto presente in questo periodo storico deve in qualche modo anche essere una lezione per il modo spesso con cui oggi vengono separate, a volte in modo anche un po' forzato, le motivazioni delle migrazioni e i flussi tra politici e economici. Spesso le cose sono molto più intrecciate di quanto si possa credere. A seguito del 1922, praticamente della vera e propria presa del potere da parte del regime fascista, partono poi anche proprio i militanti e le organizzazioni del movimento operaio e nel 1926-27, dopo la stretta delle leggi fascistissime e dopo l'ulteriore rafforzamento delle indicazioni autoritarie del regime, partono anche tutti i sindacalisti, i militanti, i dirigenti dei movimenti politici che non sono più soltanto quelli proprio legati alle organizzazioni del movimento operaio, ma sono tutte le forze politiche che si ispirarono all'antifascismo e che in quel momento non hanno più garantita la libertà in Italia e quindi sono costrette all'esilio perché represse le forze dell'ordine o perché anche subiscono condanne molto pesanti dai tribunali fascisti e dal tribunale speciale. Per chi vuole approfondire questo blocco di problemi legati all'emigrazione dopo la prima guerra mondiale e agli anni 20, consigliamo questo libro di Andrea De Clementi, del 1999, un libro molto bello, molto importante, di qua e di là dall'oceano, che racconta soprattutto ciò che avviene nell'Italia meridionale a seguito dello sviluppo della grande emigrazione e dopo la prima guerra mondiale anche a seguito della chiusura degli sbocchi americani. Tutte le persone che volessero in qualche modo avere ulteriori informazioni possono scrivermi all'indirizzo di posta elettronica michele.colucci@ismed.cnr.it per avere ulteriori consigli, ulteriori piste di ricerca e stimoli e curiosità e approfondimenti e rimandiamo per il successivo incontro su un secolo di migrazioni in Italia, all'incontro con Stefano Gallo che verrà caricato martedì prossimo, il 7 aprile, e che avrà per tema proprio la riorganizzazione dei flussi migratori a seguito della piena presa del potere da parte del regime fascista e tutto ciò che succederà alle migrazioni verso l'estero e alle migrazioni interne, soprattutto negli anni 30, quando il fascismo resterà al potere fino alla seconda guerra mondiale. Grazie per l'attenzione e ci troviamo la settimana prossima.